Ciao, questo secondo video tratta di quelli che sono gli standard formativi della KPMG e di quelli che sono i requisiti richiesti per poter accedere al corso istruttori. Iniziamo dai requisiti. Quello che si richiede per poter mandare il proprio curriculum a KPMG e quindi poter essere valutati nell'ingresso come istruttori è quello di aver come esperienza almeno 4 anni all'interno di un corso di Krav Maga esterno oppure 2 anni e mezzo circa per quanto riguarda la formazione in seno a KPMG. Ci sono chiaramente dei parametri di valutazione elastici, nel senso che una federazione che fa un buon Krav Maga, questi parametri si riducono. In altre in cui il Krav Maga è, mi spiace, non so come altro dirlo, scadente, questi parametri si allungano sino a non essere considerati nemmeno validi. Ci sono delle persone, degli istruttori che in perfetta buona fede fanno Krav Maga pensando di fare Krav Maga, ma in verità stanno facendo un impasto magari di karate, jiu-jitsu tradizionale e chi più ne ha più ne metta. L'alternativa è avere una formazione in arti marziali o sport da combattimento con una forte componente di striking. Quindi per esempio la Thai Box sicuramente va molto bene, uno stile di Kung Fu morbido in cui si fanno solo forme non va bene. Se questo standard di base esiste, puoi inviarci il curriculum e a seguito del curriculum o del primo contatto tramite mail ci si sente telefonicamente. Il passo successivo dopo esserci sentiti telefonicamente consiste nel partecipare a una delle riunioni istruttori e allenarsi con noi. Il passo successivo è quello di accedere a un corso istruttori, può essere un corso istruttori fatto in Italia o fatto all'estero. La partecipazione a questo corso, che è un corso molto lungo che può essere diviso in 2 parti o 3 parti, non garantisce assolutamente il passaggio del corso, lo sottolineo, così come il fatto di venire a allenarsi con noi non garantisce assolutamente l'accesso al corso. Il corso va superato sotto l'aspetto tecnico e didattico. Se questo video non ti ha spaventato abbastanza, puoi vedere il terzo video in cui ci sono tutte le istruzioni su come contattarci e come iniziare questo percorso.